Non è una visita archeologica. Ecco, questo è il convento, questa zona qua. Questa è la strada, la via, come ho detto, via Sacra, che entra dentro il recinto dei frati, che è questo qua. E questi sono scavi della seconda metà del 1800, nei quali sono stati trovati alcune strutture, poca roba. Si cercava il tempio di Giove, non l'hanno trovato. Non sono scavi come quelli che facciamo oggi, sono dei buchi alla ricerca del tesoro, così, no? Si buca qua, buca qua, questi sono tutti muri e questo è un ambiente che non si vede più, che non si sa che cosa sia. Quindi i scavi del 1800 di De Rossi sono stati infruttuosi. Nel primo novecento, nel 1908, ci trova Giovannoni, fa degli scavi anche lui, è sicuro di trovare il tempio di Giove perché trova i grossi rocchi di colonna diversi a valle, ma veramente grandi di diametro. Quando va su per fare le prime ricerche va a fuoco, quindi scavi Giovannoni è stato. Nel 1900, negli anni 20, scava uno degli archeologi più importanti, che è Giuseppe Lulli. Questo è la sua pianta, che dà molto confusa purtroppo, scava per un paio di settimane, quindi sono scavi veramente fatti alla garibaldina, 14-15 operai a mano, buchi da qua, buchi di là, anche qui non hanno trovato il tempio di Giove, però sono uscite fuori altre situazioni come questa, per esempio, vedete? Queste sono una serie di strutture che sono queste qui, con i mosaici, sono una serie di ambienti canalizzazioni, cunicoli, pozzi e altre cose, quindi questa zona mi sembra che ci sia un pavimento in opera spiegata, mi sembra, di ricordare. Quindi, ricapitolando, scavi fatti male, con pochi mezzi. Qualcuno si è lamentato di questi scavatori del fatto che sono metri e metri da scavare, rentelli molto potenti. Oggi, in qualche giorno, con la ruspa vediamo tutto. Una volta a mano, in due settimane, è impossibile. Un operaio fa al massimo un metro cubo al giorno, con quello si scava alla grande. Quindi, praticamente, gli scavi non sono stati fatti, insomma. Cioè, manca ancora uno scavo sistematico. Diciamo un'altra cosa, che all'osservatorio fanno parte ovviamente organizzazioni ambientaliste e archeologiche. Tra l'altro, io non l'ho detto subito, però doveva parlare un rappresentante appunto di queste organizzazioni, che è il professor Del Vescovo, che è presidente dell'Italia Nostra, che partecipa all'osservatorio, purtroppo per gravissimi problemi familiari oggi non viene. Quindi era una grave perdita, una grave lacuna, facciamo gli auguri all'amico. Dunque, ha aderito all'osservatorio un'associazione di Rocca di Papa denominata Alveare, presidente Claudio Botti, che qui gentilmente è venuto a trovarci, e abbiamo scoperto che l'Alveare opera a livello nazionale nel campo del castagno. Questa è una realtà incredibile. All'Alveare collaborano agronomi, specialisti forestali, ovviamente strutture e università, soprattutto l'Università della Tuscia, e da anni organizza convegni scientifici che potete seguire nel sito web appunto dell'Alveare. Come vedete, l'osservatorio nasce con queste realtà straordinarie. L'Alveare, tra l'altro, ha lanciato l'idea di un progetto di straordinaria importanza per tutti i collettani, e cioè di costruire una funivia che colleghi Castel Gandolfo a Monte Carlo, ed una terrazza panoramica nella parte occidentale, quella rivolta a Roma, ad un livello più basso ovviamente, in territorio comunale,
Questo per rispettare ovviamente la zona archeologica che sta qui. Questo progetto, funivia e terrazza panoramica, costituiscono un richiamo turistico di primordine, cioè può diventare il più importante richiamo turistico di tutti con gli Albani, perché non può sparire la spietata concorrenza di Roma. Guardate, io ho operato a Roma, io sono un archeologo della sovrintendenza di Roma, sono stato nei palazzi romani, c'era un turismo enorme, è pieno, sono masse di turisti che si spostano da una piazza all'altra, da una città all'altra, ma nessuno di questi verrà mai ai Colli Albani. Perché? Perché le ville rinascimentali che abbiamo, le ville tuscolane, cioè, a Roma ci sono, ogni 50 metri c'è uno. Ci sono le residenze sfarzose dei papi, catacombe, abbiamo le catacombe, sì, ma Roma è piena di catacombe, no? Abbiamo l'anfiteatro di Albano, a Roma c'è il Colosseo, abbiamo il museo, capito? Cioè non abbiamo la concorrenza spietata, non c'è alcun motivo per cui un turista nazionale o internazionale venga con le mani, va bene? Quindi l'unico richiamo, l'unico modo in cui possiamo battere Roma da questo punto di vista è il fatto che il turista può vedere Roma dal basso, ma dall'alto no. Quindi il turista può essere richiamato sui Monti Albani con questo, con questa grandiosa vista, perché dalla terrazza panoramica si vede a 360 gradi il Lazio, si vedono le Ponziane, il Circeo, 150 km di marina, di costiera, i monti della Tolfa, i monti Sabatini, si vede addirittura il lago, come si chiama? Bracciano si vede, no, poi oltre a Nemi, Castel Gandolfo, si vede il lago dei Bracciani, tutta Roma. Di notte è una cosa spettacolare, è una cosa incredibile. E poi si vede il Sonato, si vede l'Appennino, l'Appennino, insomma, è una cosa grandiosa. E questa è la risorsa di un paese che sta morendo, come Rocca di Parma. Ma non solo per Rocca di Parma, ma un paese. Sì. Adesso, perché io sto vendendo il prodotto, come dire.